che ad Arezzo la festa in onore della dea guerriera. La comunità induista, come ogni anno, ha celebrato Durga. Durga è una santi, e quella, lei si vuole tutti aiutare. Basta quella che è la mia tradizione tanto antica. Questa festa si celebra ogni anno nel periodo tra settembre ed ottobre e dura alcuni giorni. Come per 5 giorni nostra festa, diciamo dal 9 al 12 sabato, finiamo sabato sera. Allora, sicuramente rappresenta il crescente aspetto multiculturale che Arezzo sta ospitando ora ormai tante culture. E ora questa celebrazione attraverso vogliamo solo mantenere la nostra identità anche quando siamo in posti stranieri. E questo rappresenta anche che l'Italia sta integrando diverse religioni dentro il suo stato, perché ci sono state anche gente italiana che sono arrivate qui a assistere alla festa. Siete arrivate voi, quindi rappresenta il continuo integrazione italiana. Incarnazione dell'energia creativa femminile, Durga è una dea guerriera che combatte le forze del male, solitamente raffigurata con 8 braccia. Questa nostra religione, questa è la festa più grande. Noi di feste abbiamo tanti, di dei abbiamo tanti, ma questa festa che celebra la grandezza femminile, perché la dea Durga ha sconfitto il demone Mahishasura, per noi è una grande vittoria femminile, ma anche per modo della comunità, perché questa è un'unica festa in cui così tanta gente si unisce in un posto. Da questo anche noi uniamo in un tempo in cui la nostra religione sta vivendo un tempo terribile, sicuramente perché nel nostro paese c'è stata una grande persecuzione induista, e noi tante persone sono unite qui anche per, diciamo, dare anche la nostra voce, la nostra protesta contro quello che sta succedendo purtroppo.